オムニとはスペイン語で UFO のことだ。あれだ、あれオムニだって絶対そうです。あれオムニだって。Go up, go up, go up, 上行った方がいい、上行った方がいい。Go up. 早くこっちを上に置いてって。バッテレート、バッテレート。つけろ、つけろ。早く。Take it off the line, take it off the line, man. Turn off the light. Take it off.消せって。三脚くれる？三脚。待って待って。いい？はい。さらによく見ようと丘の上の方へ移動することにした。突然 UFO が激しく動き始めた。カメラが追い切れない。Negli anni 90, il dibattito internazionale sulla reale natura del fenomeno ufologico tende sempre di più ad avvalorarne l'origine extraterrestre. Nei congressi di tutto il mondo, l'argomento preponderante delle discussioni è capire il perché queste civiltà vengono sino a noi e cosa dovremmo attuare affinché l'incontro divenga palese. La nuova schiera dei ricercatori, inoltre, si rende conto che per capire la reale valenza di tale fenomeno è fondamentale considerarlo dal punto di vista spirituale e in relazione agli eventi che l'umanità pone in atto. Una visione non condivisa in parte o del tutto dagli ufologi ortodossi, che non riescono ad accettare tali implicazioni rese ancora più manifeste dall'evolversi degli eventi. Per quanto riguarda il fenomeno delle abduction, le esperienze dei rapiti, tra i quali spicca la figura di Whitley Strieber per la fama avuta dal suo libro Communion, sono ulteriormente amplificate dall'uscita del libro dell'eminente professore dell'Università di Harvard e premio Pulitzer, John Mack. Tale testo mette ulteriormente in evidenza quanto le civiltà aliene si stiano adoperando per contenere i gravissimi danni provocati dall'uomo al pianeta e a se stesso.
aspetti controversi del fenomeno rapimenti sono analizzati sotto una nuova luce ed assumono una valenza che ne riesamina l'aspetto apparentemente negativo. Appare evidente, da quanto portato alla luce da John Mack, l'intenzione positiva degli alieni grigi compresi e del perché la loro opera non possa mettere in primo piano l'interesse del singolo. Questa rivalutazione è comune a molti rapiti, compreso lo stesso Strieber, che nel corso degli anni hanno realizzato un approccio sempre più positivo con la particolare esperienza che li vede coinvolti. Mack dovrà superare una violenta campagna persecutoria, subirà persino l'allontanamento dall'università, ma alla fine riuscirà a riottenere il suo posto di lavoro e contemporaneamente a continuare la sua coraggiosa ricerca. Questo mentre all'interno degli eventi mondiali la crisi aumenta sempre di più. Ad aprile del 1994 viene abbattuto l'aereo su cui si trovavano i presidenti del Ruanda e del Burundi. L'evento scatena un'atroce guerra etnica che nel Ruanda porterà al massacro di circa 1 milione di persone di etnia Tutsi e di Uto moderati, ad opera degli estremisti Uto. Un genocidio a cui l'Occidente resta cinicamente indifferente e in alcuni aspetti complice. È un altro dei tanti conflitti dimenticati che non trovano posto nelle programmazioni interessate che proiettano sui mass media le immagini e le notizie delle guerre spettacolo. Nel dicembre del 1994 la dichiarazione di indipendenza avanzata dalla Cecenia provoca la violenta reazione del governo di Mosca che manda i militari per ricondurre la piccola Repubblica Caucasica sotto il suo controllo. Il conflitto, che secondo la denuncia dello stesso Parlamento russo, è stato cinicamente programmato da Yeltsin e dal suo gruppo politico nel nome di interessi particolari, provocherà 250.000 vittime e si concluderà con la parziale vittoria dell'esercito russo. L'instabilità generalizzata che pervade le nazioni oppresse da un'incalzante crisi economica, i conflitti etnici sempre più numerosi e il considerevole aumento della frequenza e della violenza dei disastri ambientali e climatici sono la triste conferma dei numerosi appelli giunti dalle civiltà extraterrestri attraverso contattisti e testimoni occasionali. Questi messaggi, dati in tempi non sospetti, sono un inoppugnabile avallo all'importanza che il fenomeno contattistico avrebbe potuto avere per l'intera umanità. Un aspetto fondamentale, tuttora ignorato da molti ricercatori che preferiscono non valutare la completa panoramica storica del fenomeno da loro studiato, analizzandone solamente gli aspetti meno scottanti e socialmente accettabili. Nel 1995, nonostante la forte opposizione dei gruppi ambientalisti e dell'intera opinione pubblica mondiale, il governo francese del presidente Chirac dà il via ad una serie di esperimenti nucleari sotterranei su due atolli della Polinesia francese. Un ennesimo attentato al già precario equilibrio del pianeta Terra. Nello stesso anno, il mondo ufologico è scosso dall'annuncio del produttore discografico inglese Ray Santilli, che dichiara di possedere dei filmati girati dai militari americani.